Buonasera e bentrovati all'edizione delle 19 del TG6. In apertura l'incendio del Morrone con i carabinieri forestali che stanno indagando per accertare le cause del rogo dopo aver individuato il punto d'innesco del fuoco proprio ai piedi della montagna verso valle, convinti che si tratti di un atto doloso. Ovviamente tutta la relazione passerà quando sarà pronta nelle mani della magistratura per l'eventuale apertura di una inchiesta. Intanto proseguono le operazioni di spegnimento di questo vasto incendio che ha bruciato finora circa 40 ettari di pineta. Intanto, sempre su questo incendio, c'è la denuncia di Sinistra Italiana rispetto all'accorpamento del Corpo Forestale dello Stato con i carabinieri che, secondo il partito di sinistra, è dannoso perché ammazza la prevenzione e quest'estate purtroppo è stata sotto questo profilo davvero disastrosa. Sentiamo l'intervista di Paolo Renzetti al segretario regionale di Sinistra Italiana Daniele Licheri. Brucia la montagna di Celestino V, il Morrone in fiamme da alcune ore. Sinistra Italiana aveva denunciato in passato, come probabilmente fosse sbagliata la cancellazione del Corpo Forestale dello Stato, ma voi denunciate anche incuria e probabilmente scarsa prevenzione. Il problema purtroppo va insieme, nel senso che nel momento in cui la Madia va a sopprimere un corpo che si è sempre occupato di fare anche prevenzione e controllo, ci troviamo in una situazione allucinante in cui l'Abruzzo da mesi sta bruciando e si continuano a verificare ritardi, difficoltà e l'incuria evidentemente attecchisce, perché è evidente che se una persona oggi sa di poter delinquere purtroppo, perché i ritardi poi sono ormai cronici sugli interventi, il problema di dire non ci sono i fondi nella regione non è questo il punto, i soldi ci sono anche, il problema è che strategicamente non andava soppresso il corpo. Noi abbiamo fatto una grande battaglia nel Parlamento, ci siamo opposti dicendo che poi i risultati sarebbero stati esattamente questi, un depotenziamento di un servizio fondamentale che è legato a quello della tutela dei beni comuni, che è, diciamo, un volano per il turismo, oltre che come dire, un patrimonio che è di tutti e che va tutelato. Queste due cose non si sono verificate, hanno fatto una riforma a metà, hanno chiuso un corpo, lo hanno accorpato e hanno messo negli sgabuzzini, negli scantinati, i mezzi di soccorso che oggi sono fermi. Abbiamo delegato i pompieri che non ce la fanno, per tante persone, noi stiamo dando la solidarietà perché ci sono persone che stanno rischiando la vita per spegnere questi incendi. Tra l'altro, tutto questo in un'estate che purtroppo per l'Abruzzo è stata un'estate record sul fronte degli incendi. 3 mesi senza acqua, incendi che si sono susseguiti nell'Aquila, nel Pescarese, nel Teramano, nel Chietino, ovunque, come la tragedia che abbiamo vissuto a Rigopiano. Io penso che purtroppo non si possa lamentare semplicemente, come spesso sento anche in giro, che ci sia una delinquenza forte. La delinquenza c'è, anche prima c'era, però oggi ha più spazio per poter purtroppo fare quei danni che sta facendo. E allora puniamo chi fa questi atti, ma soprattutto rimettiamo in piedi il corpo e aumentiamo la prevenzione. E continuiamo con i nostri servizi. Dopo gli ultimi drammatici eventi di Barcellona, anche in Abruzzo vengono intensificati i sistemi di monitoraggio e di controllo antiterrorismo, soprattutto nei 4 capoluoghi di provincia. Il servizio è di Noemi Fratelli. Gli attentati di Barcellona, anche in Abruzzo, modificano le misure di sicurezza. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica della Regione ha deciso di rafforzare le procedure, attuando opere su misura ad ogni provincia, città e comune, per aumentare la tranquillità nelle città che con gli eventi estivi sono sempre più affollate. Ad esempio, lungo la riviera Pescarese, all'altezza della Madonnina, al confine con Montesilvano e in prossimità della nave di Cascella, sono presenti fioriere in cemento armato antisfondamento e nei pressi delle zone dove sono previsti eventi, barriere in cemento del tipo New Jersey, per prevenire gli attacchi come quelli di Parigi, Berlino e Barcellona. L'assessore Antonio Blasioli, al termine della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, afferma: c'è massima attenzione, nonostante a oggi non sia stato diramato alcun allarme. A Teramo sono cambiate le procedure per manifestazioni ed eventi pubblici. L'organizzatore, pubblico o privato di un evento, deve produrre in prefettura almeno 30 giorni prima dell'evento una relazione con la programmazione e le misure di sicurezza da attuare. Un esempio è stato messo a punto durante la Coppa Interamnia, dove è stato limitato l'accesso di persone in piazza Martiri.
Il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, promette misure di sicurezza anche a settembre per l'evento Sport sotto le stelle. Nella città di Chieti il punto sensibile è il Corso Marruccino. Riunioni straordinarie del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in collaborazione con le forze dell'ordine sono state fatte per proteggere il salotto buono della città. Sono previsti dissuasori sia all'entrata che all'uscita, in modo da sbarrare il transito agli autoveicoli. Si è deciso di controllare il territorio secondo lo schema degli anelli concentrici. Ovviamente nel primo anello i controlli sono più stringenti, anche attraverso il divieto di consumo delle bevande in vetro e in lattina, oltre al rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza. Nell'Aquilano sono presenti diversi obiettivi sensibili, già conosciuti alla prefettura, quindi già monitorati, come ad esempio il sito di telespazio della Marsica, i laboratori di fisica nucleare sotto il Gran Sasso d'Italia, il deposito militare di San Cosimo a Sulmona, le dighe di Campotosto, basiliche e manifestazioni come la Perdonanza Celestiniana e il Festival Jazz. Le misure di sicurezza ipotizzabili per i grandi eventi sono barriere ai varchi dei percorsi, stazioni mobili di forza di polizia con uomini in borghese, unità cinofile e utilizzo di metal detector. E andiamo nello specifico di Pescara, dove ovviamente si tiene molto alta l'attenzione rispetto all'allarme antiterrorismo, anche se, come sottolinea il vice sindaco Blasioli, non ci sono allarmi specifici per quanto riguarda il capoluogo adriatico. Ascoltiamolo nell'intervista. Il messaggio da far pervenire alla cittadinanza è che Pescara è assolutamente una città sicura, tranquilla, non ci sono allerte terrorismo. È chiaro che laddove l'allerta aumenta a livello nazionale, anche la prefettura locale, insomma, si mette in moto. Per questo, diciamo, dopo l'ordinanza di Minniti c'è stato un tavolo dell'ordine pubblico e della sicurezza che si è svolto sabato mattina con tutte quante le forze dell'ordine. Ci sono state rivolte delle raccomandazioni al comune di Pescara, come a tutti gli altri comuni della provincia, e noi assolutamente intendiamo non disattendere queste raccomandazioni che vanno nell'ordine di una maggiore sicurezza della nostra cittadinanza. È per questo che interverremo laddove ci sono delle manifestazioni pubbliche, ma questo già lo facevamo, tant'è vero che chi legge le nostre ordinanze già sa che ci sono dei blocchi alla circolazione. E lo faremo anche nei luoghi maggiormente affollati di Pescara. Parliamo in particolare della nostra riviera e valutiamo questa mattina, in una riunione che terremo proprio adesso, anche la possibilità di maggiori blocchi laddove ci sono delle ZTL, dove ci sono insomma i luoghi di passeggio della nostra cittadinanza. Ovviamente prevenzione, misure di sicurezza rafforzate, però vogliamo anche lanciare un messaggio alla cittadinanza che non è questa una città ovviamente in allarme più di altre. Non c'è nessun allarme particolare che riguardi Pescara, anzi siamo convinti che l'allarme sia inferiore rispetto a quelle che riguarda città più importanti della nostra Italia. Quindi massima tranquillità, una città che deve continuare a divertirsi, a vivere, anzi il divertimento pescarese quest'estate è stato particolarmente apprezzato. Siamo convinti che non bisogna limitare nulla, ma garantire maggiore sicurezza. Adesso una notizia di cronaca che arriva da Teramo, il bottino è ancora da quantificare per il furto messo a segno questa notte ai danni del distributore di benzina Kuwait al centro commerciale Gran Sasso a Piano Daccio, colpo messo a segno questa notte da una banda che, utilizzando tre mezzi rubati alla Teramo Ambiente, ha divelto tre colonnine che hanno successivamente sfondato e poi hanno trovato la cassaforte all'interno di un gabbiotto e si sono dileguati. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Teramo, che stanno visionando anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Ora ci spostiamo a San Salvo, dove il comune ha inaugurato una spiaggia dedicata ai portatori di handicap, denominata San Salvo Mare Senza Barriere. Si tratta appunto di una spiaggia attrezzata con la presenza di un operatore specializzato addetto all'accoglienza in acqua con carrozzina Jobs, il servizio è attivo fino a domenica 10 settembre dalle ore 9 alle ore 12. Vediamo. Una spiaggia fruibile da tutti senza barriere, perché la disabilità non sia un limite per nessuno. È il servizio inaugurato dal comune di San Salvo per un mare senza barriere nel tratto di spiaggia libera tra l'idrocontrovento e l'area 19.
Sarà attivo fino a domenica 10 settembre dalle ore 9 alle 12 con uno spazio ombreggiato per il ristoro e la permanenza, con l'opportunità di socializzare per una effettiva inclusione sociale. Mare senza barriere per San Salvo è una conquista oppure un punto di partenza? È assolutamente un punto di partenza, in quanto siamo consapevoli che, pur essendo importante, è solo una piccola cosa in quella che è la più importante battaglia di civiltà per i diritti delle persone diversamente abili. C'è la possibilità adesso per i disabili di accedere direttamente al mare? Sì, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 12, troveranno non solo una struttura adeguata per arrivare fino all'acqua, ma un servizio, cioè due operatori specializzati che li assisteranno non solo nelle operazioni materiali del bagno, ma anche in tutte quelle che sono le necessità e anche, perché no, per movimentare con attività ludico-ricreative questa loro permanenza sulla spiaggia. La scelta di San Salvo sul turismo, un turismo che sia inclusivo? Noi abbiamo fatto questa scelta su tutti gli aspetti, abbiamo lavorato molto attraverso lo sport perché potesse diventare uno strumento di inclusione sociale, e chiaramente non potevamo non consentire ai nostri disabili l'accesso al nostro meraviglioso mare Bandiera Blu e a questa spiaggia dove, su cui per fortuna arrivano persone da molto lontano, e sarebbe stato assurdo che i sansalvesi non potessero goderne. Ringraziamo il sindaco per questa cosa, per quello che ha fatto per noi disabili, finalmente a mare, dopo tanto tempo che aspettavamo questa passera per noi disabili e per queste che ci possono portare pure dentro l'acqua, perché prima non avevamo queste sedie. Questo è un servizio che dovrebbero in qualche modo tutti i comuni farlo, ma poche sono le amministrazioni sensibili, veramente poche ne troviamo, sempre di più si pensa ad altro. Non ci vogliono tanti soldi per organizzare una cosa del genere e per rendere felici le persone, ci vuole solo un po' di buona volontà. Ed ora le manifestazioni. Iniziamo da Alba Adriatica, dove si è svolto ieri sera il carnevale estivo con Madrina Anna Falchi, che ha aperto la serata dedicata alla sfilata dei carri allegorici. Vediamo. Serata al ritmo di pizzica e samba ad Alba Adriatica per il carnevale estivo. La bellissima Anna Falchi, madrina dell'evento, ha aperto le sfilate di carri allegorici provenienti da Venezia, Putignano, Cento, Notaresco, Pineto, Porto Sant'Elpidio, Fermo e Monte Granaro, accompagnati da concerti e balli che hanno animato la riviera. Fare un applauso e un plauso a questo carnevale che è bellissimo, poi una stagione chiaramente inaspettata, ma sicuramente è anche meglio perché così si sta in una stagione che si presta all'aperto, in allegria, ed è una serata per tutti chiaramente, per le famiglie in modo particolare, tutti coloro che hanno scelto Alba Adriatica come meta estiva, e naturalmente per le persone del luogo che penso che saranno contente di promuovere la propria città, la propria terra attraverso manifestazioni di questo genere. Ogni anno, oltre al divertimento, l'evento si fa portavoce di temi sociali. Quest'anno, sotto lo striscione "Facciamo un selfie ma con intelligenza", si è affrontato il cyberbullismo per ricordare di divertirsi ma con saggezza. È attraverso questa manifestazione che si vuole lanciare un messaggio positivo, un messaggio che possa essere raccolto proprio da loro, perché il cyberbullismo è veramente una piaga che sta invadendo, diciamo, tutto il mondo del web, e soprattutto ne rimangono vittime quei giovani sensibili. La sfilata è partita alle ore 21 dalla rotonda di via Isozio del Lungomare Sud, al confine con Tortoreto, per procedere lentamente verso la rotonda Nilo sul Lungomare Nord. Proprio la rotonda Nilo, in attesa del serpentone mascherato, si è esibita in concerto la band Outlet, mentre sul lungomare centrale la pizzica salentina Divertito, Piazza Rovigo. Concerti, carri e balli danno appuntamento all'anno prossimo per scoprire le novità che proporrà la dinamica città di Alba Adriatica.
Ci spostiamo di qualche chilometro, restando sempre sulla costa teramana, per andare a vedere la Notte Bianca di Giulianova. Oltre 10.000 persone hanno affollato il lungomare della città rivierasca e gli organizzatori, contenti dell'affluenza di pubblico, hanno dato appuntamento alla prossima stagione estiva per l'evento del 2018. E anche questa sera finalmente ci ritroviamo qui a vivere questa bella esperienza. Sicuramente non è stato facile, perché fino a ieri sera, dopo le ultime prescrizioni che ci sono state fatte dalla questura, oggi abbiamo vissuto e ho vissuto insieme anche agli altri, insomma, degli uffici, dell'amministrazione, momenti difficili, perché fino all'ultimo non sapevamo se riuscivamo ad adempiere a tutte le prescrizioni. Ci siamo riusciti con tante difficoltà, ma ci siamo riusciti. Il risultato penso che è sotto gli occhi di tutti, quindi siamo felici, insomma, che anche quest'anno la Notte Bianca abbia avuto un buon risultato. E ovviamente ringrazio tutte le persone, tutti i dipendenti pubblici che si sono adoperati per questo evento, quindi a partire dai vigili che si sono veramente impegnati in toto, in tutte le forze che noi abbiamo a Giulianova, con tutti i mezzi, così come l'ufficio commercio, l'ufficio manifestazioni, l'ufficio cultura. Quindi veramente un grande grazie a tutti i dipendenti comunali che hanno permesso tutto questo. Ringraziamo, io vorrei fare a nome del comune l'organizzazione della Notte Bianca e anche di quei commercianti che autotassando si hanno creato degli eventi. Soprattutto parlo della via Nazarosauro Ovest, dove i commercianti si sono autotassati e hanno creato un evento di persone, di artisti di strada che si esibiranno dalle 10 fino alle 2 alle 3 di notte. Un altro ringraziamento è per le forze dell'ordine, come ha fatto il vice sindaco, le forze dell'ordine che in seguito alla riunione del tavolo tecnico ieri in questura abbiamo dovuto aumentare come numero, perché l'area è molto più vasta, hanno dovuto aumentare anche le postazioni di Croce Rossa, Protezione Civile e anche coi carabinieri e con i vigili urbani che sono sul territorio per assicurare la maggior sicurezza degli avventori a questa manifestazione. Ora siamo allo sport, iniziamo dal Pescara che si prepara all'inizio del campionato. La Serie B infatti aprirà i battenti venerdì con l'anticipo Parma-Cremonese, ma il Delfino sarà in campo domenica, l'Adriatico Cornacchia contro il Foggia. Stamani si è aperta la prevendita dei tagliandi. Andrea Costantini. Si è chiusa sabato pomeriggio la campagna abbonamenti del Pescara e sono state 4.526 le tessere sottoscritte per la prossima stagione di Serie B. Domenica inizia il campionato con la partita interna dello Stadio Adriatico contro il Foggia. Questa mattina è stata aperta la prevendita dei tagliandi. Sarà una partita particolare soprattutto per Zdenek Zeman, che ritrova la sua ex squadra. Sul fronte mercato sono tre le formazioni interessate a Francesco Zampano e si tratta di Atalanta, Udinese e Chievo Verona. Il Pescara cederebbe il terzino gradito al tecnico solo a titolo definitivo e per una somma ritenuta congrua, non meno di 2 milioni. La base della trattativa prevede un prestito con obbligo di riscatto, mentre per il giocatore, assistito da Giuffredi, è pronto un contratto quadriennale. Per Benalì la Samp si è defilata e il Bologna non pare intenzionato a chiudere a breve. Il giocatore libico del Pescara è finito ora nel mirino della SPAL, che si è fatta prepotentemente sotto. Sfumato Meccariello, Zeman vorrebbe uno tra Bastoni dell'Atalanta e Van Oisden dell'Inter, entrambi nel mirino dei dirigenti biancazzurri da diverso tempo. Uno dei due dovrebbe arrivare alla corte del Boemo. Intanto è stato perfezionato l'acquisto del terzino destro Petar Golubovic. Il classe 94 è diventato un nuovo calciatore biancazzurro a titolo definitivo. Il terzino serbo ha preso una buona uscita dalla Roma e ha firmato un triennale col Pescara da circa 200.000 euro a stagione, bonus compresi. Intanto indiscrezione che avrebbe del clamoroso e che riguarda il neo attaccante Leonardo Mancuso. Andrea Fedeli, amministratore delegato della San Benedetto
Tese infatti ha aperto la porta per un ritorno dell'ex bomber rosso-blu. Pensavo, ha detto Fedeli, che Zeman si innamorasse di Mancuso. A gennaio può tornare, Leo è un uomo vero e gliel'ho detto. Ha dato tutto fino all'ultimo giorno per la Samb, senza pensare al suo futuro. Resta il nostro grande capocannoniere, per lui le porte saranno sempre aperte. Ed ora il Teramo, a 6 giorni dall'avvio ufficiale del campionato di Serie C, buone notizie per il Diavolo che si qualifica nel triangolare di Coppa Italia, lo fa senza nemmeno scendere in campo ma sfruttando la vittoria del Racing Fondi contro la Fermana per 3-1. Intanto a giorni previsto un affondo per un portiere ed un attaccante, il servizio di Jacopo Forcella. Ad una settimana dall'avvio del campionato, il Teramo, pur senza scendere in campo, vive una domenica positiva con il passaggio del turno in Coppa Italia. Questo perché il Racing Fondi, travolto poco più di una settimana fa al Bonolis, fa un grande regalo ai biancorossi, battendo nettamente la Fermana, che comandava il girone, per 3-1. La rete di Lazzer e la doppietta dell'ex Aquila e Chieti Claudio De Sousa lanciano la squadra di Giuseppe Giannini, ma non al punto da superare lo scoglio del triangolare, con la differenza reti che premia proprio il Teramo, che 24 ore prima aveva confermato i progressi di questo precampionato con un poker rifilato al Martinsicuro. 4-0 con la doppietta di Tulli e i gol di Foggia, tornato dopo qualche piccolo acciacco fisico, e Ilari, trasformato ormai in un vero e proprio incursore in grado di trovare la porta con facilità. Da questa settimana in avanti le trattative riguarderanno soprattutto un portiere da affiancare a Calore Lewandowski e una punta in grado di fare da alternativa allo stesso Foggia, o addirittura in condizione di poter sostenere il peso dell'attacco del Teramo. Anche perché domenica pomeriggio è già campionato, aspettando giovedì la composizione integrale dei 3 gironi di terza serie, con lo spauracchio dello sciopero minacciato dall'asso calciatori che potrebbe far slittare proprio l'avvio. Oggi giornata di riposo per il Diavolo, domani si ricomincia con la settimana standard fino alla rifinitura di sabato e la successiva partenza per Portogruaro, dopo il Teramo inizia la stagione in campionato contro il neopromosso Mestre. Nel frattempo le questioni che riguardano i giocatori ai margini della rosa rimangono in sostanziale stand-by, anzi la dirigenza biancorossa è intenzionata a tenere duro fino a costringere di fatto gli epurati a chiedere la risoluzione in caso di mancate offerte da altre squadre. Una situazione in divenire che troverà la conclusione solamente col gong del calciomercato. Ed ora la Coppa Italia di Serie D, iniziamo dalla partita del Mariani Pavone di Pineto fra appunto Pineto e l'Aquila, partita finita 4-5 dopo i rigori, dunque passa la formazione rosso-blu, vediamo il servizio di Roberta Di Sante. Passa l'Aquila al Mariani Pavone contro il Pineto dopo la lotteria dei calci di rigore nel primo derby stagionale valido per il preliminare di Coppa Italia. Nonostante il ritiro partito in ritardo e la preparazione accelerata e concentrata in 2 settimane, la squadra di Battistini offre un ottimo primo quarto d'ora di gioco al cospetto di un avversario parso inizialmente più compassato proprio per via dei carichi di lavoro dell'ultima settimana. Nuovo modulo per mister Amaulo, che vara il 4-3-3 con Pezzotti esterno basso a sinistra e Napolano e Bidegna dal primo minuto a formare il tridente d'attacco con Gragnoli. Battistini risponde con un 3-4-3 con Capitan Stega a dettare i tempi a centrocampo e il tridente d'attacco composto da Boldrini, Fabrizi e Padovani. Il primo sussulto del match all'11esimo, quando Pupeschi mette in movimento Fabrizi che, chiuso da Pomante, non riesce a concludere a rete. L'Aquila insiste e 3 minuti più tardi va vicinissima al vantaggio. Boldrini mette in mezzo dalla sinistra, la sponda dalla parte opposta di Padovani e Cafiero che di testa costringe Giachetta al grande intervento. È il preludio al vantaggio rosso-blu che arriva al 20esimo sugli sviluppi della punizione di Boldrini. Un rimpallo favorisce il tap-in vincente di Cafiero, pronto ad appoggiare in rete e portare in vantaggio i suoi, per la gioia dei circa 100 tifosi aquilani giunti a Pineto, che continuano tuttavia a contestare una parte della dirigenza rosso-blu. Dopo la prima mezz'ora di gioco i ritmi calano, l'Aquila risente sul piano fisico del ritardo nella preparazione e il Pineto viene fuori. Prima si fa vedere con un pericoloso traversone di Napolano, poi sugli sviluppi di un corner Mariani non riesce ad incornare.
Al 39esimo l'occasione più ghiotta, quando Pezzotti mette in mezzo un ottimo pallone per Bisegna, ma la chiusura dell'ex Matelica Ibojo su di lui è praticamente perfetta. Il Pineto però spinge e perviene al pari nel finale di primo tempo. L'ex di giornata Zane conclude dal limite, costringendo Farroni alla respinta, che Orlando, ben affoscato in area, ribadisce in rete. La prima frazione termina così sull'1-1 nella ripresa. Dopo la girandola delle sostituzioni, le due squadre si controllano a vicenda. Le emozioni più importanti sono pro l'Aquila al 21esimo, con una conclusione di Branci deviata da Giachetta e il colpo di testa troppo angolato di Padovani al 39esimo. Il calo fisico delle due squadre in questa partita di fine agosto nel finale è evidente e i tempi regolamentari si concludono sull'1-1. A decidere sono quindi i calci di rigore dal dischetto decisivi, gli errori di Bisegna e Gragnoli, e l'ex avezzano Padovani consegna all'Aquila con l'ultimo penalty, quello decisivo, la vittoria ai rossoblù, che al primo turno incontreranno domenica prossima il San Nicolò. Gara rocambolesca al Valle Anzuca di Francavilla al Mare, dove nella partita valida per il turno di Coppa Italia i giallorossi hanno superato i nerostellati Pratola per 4-3. Match dalle mille emozioni che ci racconta Paolo Lorenzetti. Nella sfida del turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, che metteva di fronte due matricole, la spunta il Francavilla per 4-3 sul nero stellati Pratola dopo 90 minuti dalle mille emozioni e fra due squadre che non si sono certo risparmiate. Nel caldo del Valle Anzuca si comincia di fronte a circa 400 spettatori. Al quinto la prima emozione di marca locale con Vanegas, che da prima del limite prende la mira, concludendo in un soffio sopra la traversa. All'undicesimo ci prova dai 20 metri sempre per la formazione di casa Galli, che non inquadra però lo specchio della porta. L'11 di Ervese prende subito in mano le redini del gioco e così al 14esimo è ancora Vanegas in area a rendersi pericoloso con il portiere ospite Parente, che si salva in calcio d'angolo. Passa un minuto e sugli sviluppi del corner Capitan Sembroni di testa a schiacciare sotto rete, trovando la respinta del portiere ospite. Il vantaggio è maturo e arriva al 16esimo quando Galli approfitta di un errore del portiere e ha porta praticamente sguarnita a mettere alle spalle dell'estremo Peligno. Vantaggio meritato per i padroni di casa, visto che al 19esimo è Miciche a divorarsi davanti ad un Parente, questa volta miracoloso, il gol del raddoppio. Il Francavilla è già in forma campionato con un Vanegas già ispirato, ma che al 22esimo manca di un soffio il raddoppio. La formazione pratolana si scuote solo al 24esimo quando spacca con i piedi a dire no a Di Sotti, che conclude a colpo sicuro, ma è sempre la squadra adriatica a farsi maggiormente apprezzare sul piano del gioco, nonostante il vantaggio, anche se nella seconda parte di primo tempo i giallorossi allentano un po' la presa, non rischiando però praticamente nulla fino all'intervallo. Nella ripresa pronti via ancora Galli al secondo, questa volta di testa, va a segnare il gol del 2-0, festeggiando così la sua doppietta personale. Gara che sembra mettersi in discesa per il Francavilla, che però rischia al settimo quando Di Ruocco in area fa tutto bene, concludendo però di poco a lato. Il doppio vantaggio permette alla formazione del presidente Candeloro di amministrare la gara. L'11 di mister Di Marzio ci prova, ma la difesa giallorossa fa buona guardia. Sugli spalti fanno intanto festa i supporters francavillesi, soddisfatti della prova dei propri beniamini. In campo accade poco, ma al 21esimo c'è però un lampo di Sotti, che si guadagna un calcio di rigore dopo un fallo di Di Sabatino, superando poi Spacca dagli 11 metri, riaprendo così la partita. La squadra di Iervese accusa il calo fisico per una preparazione iniziata in ritardo e così Peligni al 26esimo con Ponticelli di testa trovano il gol del 2-2. Tutto da rifare per il Francavilla, che poi ci riprova subito al 27esimo con Duro, a cui Parente dice di no. Il finale di gara sembra sorridere ai nerostellati, che mettono la freccia trovando al 39esimo il gol del 3-2 con Di Ruocco in contropiede. Ma non è affatto finita, perché al 92esimo Mancini si inventa un eurogol per il 3-3 del Francavilla. Poi al 95esimo c'è un rigore per il Francavilla con Galli che dal dischetto non sbaglia per la tripletta personale ed il 4-3 finale che regala ai giallorossi il passaggio al turno successivo di Coppa. Chiudiamo con una notizia di beach volley. Alla Beach Arena di Jūrmala in Lettonia, Paolo Nicolai e Daniele Lupo si sono laureati campioni d'Europa
di specialità nella finalissima del torneo continentale contro i beniamini di casa Samuel Vise e Smendins. I due azzurri hanno dato il massimo, alla fine sono riusciti a prevalere con il punteggio di 2-0, conquistando così la loro terza medaglia d'oro dopo quelle del 2014 e del 2016 a livello europeo. Quella disputata in terra a Lettone è stata una prova perfetta per Nicolai, abruzzese di Ortone, e Lupo, laziale di Ostia. Tre vittorie nella pool, poi successi negli scontri diretti contro la coppia austriaca, quella norvegese e quella olandese in semifinale. Nella finalissima i due azzurri hanno saputo resistere ai tentativi di fuga in avanti dei due giocatori di casa e piazzato i colpi vincenti al momento giusto. Nicolai e Lupo si erano presentati agli europei con la voglia di riscatto dopo un mondiale in Austria andato male, con un'uscita anzitempo dalla competizione che aveva lasciato molto amaro in bocca. Ma i due atleti di punta del beach volley italiano avevano da subito voltato pagina, concentrandosi sulla preparazione per la competizione continentale. Alla fine le cose sono andate nel verso giusto e con lo staff tecnico azzurro che si complimenta con loro, che hanno scritto un'altra pagina indimenticabile del beach volley italiano. È tutto anche per la seconda edizione del TG6, prossimo appuntamento alle ore 23. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.